In qualche punto del nostro cammino succede che si perde cognizione delle cose importanti della vita, come quei momenti unici che condividiamo con famiglia e amici, il piacere di sedersi a tavola e gustare pasti gustosi e salutari, tenendo cura del proprio benessere. Negli anni d'oro riscopriamo l'importanza di queste cose ed è il momento di godersele. Dolce Vita Retirement Living, 854 Iris Street, Windsor. Heavenly Rest Cemetery, il complesso di imponenti mausolei con varietà di scelta, dove le persone care sono custodite religiosamente fino alla risurrezione. Heavenly Rest Cemetery, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gennaro Caffè, che bontà! Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Oggi nel programma vi riportiamo un documentario che sarà molto gradito a parecchie persone. Il documentario è sulla Sciammella Sorana. In queste parti del Canada, qui a Windsor, è ritornata la tradizione di fare le sciammelle sorane. E nei festival, nei vari festival che si fanno nella città, dalla Sant'Angela a Sant'Onorio, alla Madonna di Canneto, eccetera, e nei vari picnic che si facevano allora al Cheshire Club, si facevano sempre queste famose sciammelle sorane. E oggi vi riporto appunto la maniera come si fanno queste sciambelle sorane direttamente da un servizio fatto dalla RAI. Quindi sarà molto istruttivo, molto divertente e sono sicuro che tante signore piacerà questa ricetta, in quanto le sciambelle sorane sono qualche cosa che possono benissimo contribuire alla nostra tradizione della cucina italiana. Dopodiché, gentili telespettatori, vi riporterò un servizio sul candlelight che si è fatto, candlelight prayer, che si è fatto al Avenue Rest Cemetery il 19 di dicembre, e quindi altre canzoni, eccetera. Ma prima di passare al programma, comunque, gentili telespettatori, ho una importante informazione da darvi. Dobbiamo ritornare a votare questa volta per il referendum, e questo referendum si farà il 29 di marzo prossimo. Comunque questo referendum non è una votazione, diciamo, per votare per questo, per i vari candidati, ma è solamente votare sì e no. E questa volta bisogna dire sì e no alla legge che taglia i parlamentari sia come deputati sia come senatori. Quindi questo è il referendum al quale noi dovremmo partecipare il 29 di marzo prossimo. Ovviamente noi all'estero, votando per corrispondenza, voteremo qualche settimana prima. Comunque ci saranno ulteriori informazioni per quanto riguarda questo referendum nelle prossime trasmissioni. Per il momento la cosa importante da tenere in considerazione per coloro che dovessero stare in Italia in quel tempo, cioè se qualcuno di voi o qualche vostro conoscente sarà in Italia il 29 di marzo ed è residente qui in Canada, allora deve fare una domanda
diciamo speciale per avere il permesso di votare mentre stai in Italia. I moduli di questa domanda si possono ottenere dal consolato oppure andando sul sito del consolato di Toronto, e si può dedurre diciamo il modulo per votare in Italia. E se poi non ritrovate la maniera, potete sempre chiamarmi, in quanto io, se non ho la risposta, posso contattare persone che hanno la risposta per voi. Detto questo, gentili telespettatori, ora passeremo al programma con il documentario La Ciambella Sorana. Arrivederci e a tra poco. Siamo nel cuore della Ciociaria, a Sora, un'antica cittadella fondata probabilmente dai Volsci. Attraversata dal fiume Liri, che circonda e divide la città nuova da quella vecchia, Sora è uno dei maggiori centri commerciali della provincia di Frosinone. Siamo venuti qui per assaggiare una prelibatezza del luogo, la ciambella sorana. Di origini antichissime, oggi si usa regalarla anche in occasioni di nascita e fidanzamenti. Attratti da un profumo invitante, entriamo nel forno della famiglia di Domenico per vedere come si prepara. Ma qual è la ricetta? Gli ingredienti per la preparazione della tipica ciambella sorana sono rimasti gli stessi di un tempo. Farina, sale, lievito di birra, semi di anice e acqua. Questi, uniti insieme nelle giuste dosi, formeranno l'impasto ideale che dovrà lievitare per circa un'ora per essere poi lavorato. Un tempo erano amalgamati a mano, ma oggi, grazie all'utilizzo di un'impastatrice elettrica che mescola i vari ingredienti in modo omogeneo, si ottiene ugualmente l'impasto ottimale per realizzare delle squisite ciambelle. Nel frattempo Nicoletta, la moglie di Domenico, si dedica alla preparazione di un altro prodotto dolciario della tradizione sorana, la ciambellina al vino bianco. Dopo aver preparato un impasto con farina bianca tipo 00, zucchero, semi di anice e vino bianco, con mani abilissime allenate da migliaia di ciambelline, taglia piccoli pezzetti, ai quali dà poi la forma tipica. Le passa nello zucchero, che vi resta attaccato anche dopo la cottura. Domenico si occupa poi di infornarle alla temperatura di circa 180 gradi per una ventina di minuti. Per la preparazione del susamiello, un altro prodotto tipico da forno, è stata utilizzata farina integrale arricchita con mandorle, nocciole e miele integrale. Ne deriva un impasto piuttosto morbido, che si lavora formando dei lunghi pani che vengono poi spennellati con uovo intero. Annunciate dal profumo delizioso che si diffonde all'interno del panificio, Domenico è pronto a sfornare le ciambelline ormai cotte e infornare i susamielli. Poi verifica lo stato dell'impasto della ciambella e con occhio esperto aggiunge altra farina per renderlo della giusta consistenza. Dopo una breve cottura, i susamielli vengono sfornati e tagliati in modo obliquo, con la caratteristica forma che permette di intravedere le mandorle e le nocciole. Si preparano anche nella forma pepata, con l'aggiunta di cacao amaro e il susamiello cuginetto leggermente piccante. Quando l'impasto della ciambella è pronto, ha inizio la lavorazione vera e propria. Dapprima la pasta viene separata in pezzi per formare dei cilindri. Questi vengono poi ulteriormente ridotti in piccoli pezzettini e pesati per essere lavorati a mano. È un momento di unione della famiglia.
Questa fase richiede, infatti, l'intervento anche di Francesco, fratello di Domenico, oltre a quello della moglie. Oggi, nei loro gesti, che riportano i due fratelli alla loro infanzia quando vedevano i genitori lavorare l'impasto, rivive tutta l'antica tradizione portata avanti da generazioni. Il lavoro si svolge in stretta collaborazione. Dopo aver formato i cilindri di pasta, questi vengono allungati e schiacciati fino a formare dei nastri ai quali le sapienti mani di Domenico fanno prendere la forma di una sorta di ricamo, in dialetto sorano chiamato ricchia. Vengono poi chiusi a cerchio, formando le tipiche ciammelle. A questo punto vengono immerse per circa 10 minuti in acqua bollente per fermare il processo di lievitazione. Secondo la tradizione, il contenitore deve essere di rame, che è lo stesso usato dai nonni. E stando a quello che dice Domenico, solo quel pentolone conferisce quella particolarità alla ciammella. Nicoletta controlla la cottura in acqua e poi le toglie e le lascia raffreddare e asciugare. A questo punto sono pronte per essere infornate ad una temperatura di 300 gradi per circa 15-20 minuti. Sfornando le ciammelle, ai due fratelli ritornano in mente i ricordi di quando, da bambini, le rubavano calde calde dal cesto per scappare e di corsa andarle a mangiare. E anche oggi, croccante, profumata e calda, la ciammella sorana è pronta per essere gustata. Domenico, di buon mattino, con la sua bicicletta va al mercato per vendere le ciammelle. Il giovedì qui a Sora è giorno di mercato. Colori, profumi, suoni e sapori si mischiano e sembrano rallegrare la vita del lungo fiume tra banchi di formaggi e prodotti agroalimentari a chilometro zero. Per la gente del posto andare al mercato è anche l'occasione per gustare la ciammella. Prego, 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 signore, venite, venite, venite. A quella più morbida mi ci buchi la carta, così la riconosco. Mi sono tornata. Fiscali. Proprio adesso. Oggi è solo mangiare. Ottima. Lungo il fiume, fino a qualche decennio fa, si svolgevano attività artigianali, cartiere, cementifici, mobilifici di cui non c'è più traccia. Ma oggi, anche qui, dopo un periodo di abbandono, si vive un momento di recupero per riqualificare il territorio. Nel centro storico, sopravvissuto al terribile terremoto del 1915 e agli interventi di epoca fascista, si concentrano gli edifici più importanti. Sora ha dato i natali a Vittorio De Sica e la gente del posto ancora oggi rende omaggio al grande regista e attore di Pane, Amore e Fantasia. Nella cattedrale di Santa Maria Assunta, costruita nell'undicesimo secolo sui resti di un grande tempio di età romana, oggi si svolgono le attività liturgiche ed è per questo al centro della vita domenicale dei sorani.
La chiesa cinquecentesca della Madonna delle Grazie sorge su uno sperone roccioso. Per gli amanti del trekking e per i numerosi turisti, la chiesa è raggiungibile a piedi salendo oltre 400 scalini in pietra. Da qui si domina l'intera pianura sorana. Suggestiva è la passeggiata lungo un sentiero che si apre sul retro dell'edificio e porta direttamente al castello sul colle di San Casto, percorso di molti itinerari del Club Alpino Italiano. Anticamente conosciuto con il nome di Rocca Sorella, il castello era una costruzione difensiva, ancora oggi ammirabile nei resti delle possenti mura ciclopiche, che furono realizzate con grossi blocchi di pietra calcarea appena sbozzati. Seguendo il sentiero che costeggia le mura, si raggiungono le porte d'ingresso. All'interno si trova un cortile con cisterna che faceva parte di un grande complesso di fortificazione militare. Per la sua posizione strategica e per l'importanza storica, il castello sul Monte San Casto domina incontrastato la città di Sora. Ritornando verso il centro, non può mancare una sosta per gustare di nuovo e portare a casa la prelibata ciambella sorana. Con il suo inconfondibile profumo di finocchietto selvatico, la ciambella era e rimane un cibo da strada, ma si usa anche comprarla per casa e poterla gustare con pomodori conditi con olio, origano e cipolline, secondo le usanze tipiche della ciociaria, o come accompagnamento di semplici ma gustosi piatti che soddisfano il palato di tutta la famiglia. At Unico, every product we carry has a deep tradition behind it. We search far and wide to bring you only quality products. Whether it's an assortment of tomatoes and eggplant or an additional collection of olives and roasted peppers, our goal is to give you the ingredients necessary to cook delicious meals that you can be proud of. Unico, bringing real taste home since 1917. Boris Clay Fireplaces, we are specialists in the art of fire. Mancini's Italia Bakery, original family, original recipes, and the tradition continues on. Pat Simone, I'm the general manager of Heavenly Rest family of cemeteries. That includes the 8 cemeteries, 2 in Amherstburg, Sacred Heart in LaSalle, St. William's in Emeryville, Our Lady of the Lake, Seminole and Droulard, and Assumption downtown, and St. Alphonsus. Every year at this time, we wish the uninvited guest called grief wasn't here. We try to embrace the joy of the season, and then it happens that a song on the radio or a familiar smell coming from the kitchen, a photo, a Christmas memory,
or an ornament reminds us that grief doesn't take a holiday. Grief causes the lump in our throat when someone says, Merry Christmas. But grief isn't always a terrible, painful bitterness reminding us of the loves that are gone. Grief reminds us of how blessed we've been. It reminds us of how easy gratitude and how effortless singing a hymn of joy once was. Maybe our holidays won't be the same, but this time of year gently encourages all of us who are grieving to mourn, to remember, and to look toward the new year in prayer and hope. Invite your grief into your heart this season and dance in remembrance through your tears and the tinsel of your own tree. Welcome to our annual Candlelight Prayer Service at Heavenly Rest Cemetery. Please stand. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. During this season, we've come together here at Heavenly Rest Cemetery to remember our loved ones who have passed away and who await the joyous resurrection. For those of us who have been left behind, the journey to this day has been a long one. The loss of our loved one has left a terrible hole in our hearts and in our families. In a special way this evening, we remember the family and friends of those who have died in this past year as we mark our first Christmas without them. Let us pray. Heavenly Father, on the first Christmas morning in the stable in Bethlehem, a young girl, Mary, gave birth to a son. His name is Jesus, the light of the world. Mary and her husband, Joseph, felt the joy that only a parent knows. Mary wrapped her baby in swaddling clothes and cradled him in her arms and cared for him and loved him. We can imagine the heartbreak she endured short decades later as she held her grown son in her arms at the foot of the cross upon which he died. We've gathered here, Father, during this Christmas season with broken hearts, united now with Mary in that sorrow. We have experienced the suffering and despair that one feels when one loved, one dies. It is Christmas time, and we hope to once again to be filled with the joy of this season. Gracious Father, your Son Jesus is the light of the world,
shine that light upon us. Help us as we journey into a new year. And we ask this of you this day. Amen. Please be seated. Our first reading, a reading from the book of the prophet Isaiah. The people that walked in darkness have seen a great light. On those who live in a land of deep shadow, a light has shone. You have made their gladness greater. You have made their joy increase. They rejoice in your presence as men rejoice at harvest time, as men are happy when they are dividing the spoils. For the yoke that was weighing on him, the bar across his shoulders, the rod of his oppressor, these you break as on the day of Midian. For there is a child born for us, a son given to us, and dominion is laid on his shoulders. And this is the name they gave him, Wonder Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Wide is his dominion, and a peace that has no end, for the throne of David and for his royal power, which he establishes and makes secure in justice and integrity. From this time onward and forever, the jealous love of the Lord Sabbath will do this. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand. Alleluia, 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 alleluia. I am the light of the world. Anyone who follows me will have the light of life. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus spoke to the people, I am the light of the world. Anyone who follows me will not be walking in the dark. He will have the light of life. Whoever believes in me believes not in me, but in the one who sent me. And whoever sees me, sees the one who sent me. I, the light, have come into the world so that whoever believes in me need not stay in the dark anymore. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Once again, good evening, everyone. As Pat mentioned, my name is Father Gary Goyam, and I'm really happy to be with you here tonight. In our opening prayer this evening, I stated that the death of a loved one has left a hole in our hearts, in our own personal hearts, and in the lives of our family and friends. When we lose someone, there's that emptiness, that hole in our heart. Can I ask by a show of hands, how many have lost a loved one this past year? How many have lost a loved one this past year? Yeah, thank you. Thank you for being here tonight. And thank you for coming and praying. And thank all of you for coming and praying for each other, because that's really important. Each of us who have lost loved ones have experienced that hole in our heart. No matter how long they have been deceased, there are times throughout the year
that we are reminded of their death, especially Christmas, anniversaries, birthdays. It still pulls at our heart, even though they might have been gone a long time. See, in this Advent season, this Advent Christmas season, the whole theme is one of hope. So as we gather here tonight, we listen to those scriptures chosen because they're the word of God that brings us hope in our loss. 100 billion times. So will I, 100 billion times. If you haven't heard it, I really invite you to look it up on the internet and listen to it. I think the words were written by God. God's self wrote those songs. And I just want to share the last verse with you. Listen to these words. God of salvation, you chased down my heart through all my failures and pride. On the hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I. I can see your heart in everything you've done, every part designed in a work of art called love. If you gladly chose surrender, so will I. I can see your heart in 8 billion different ways, every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them, so will I, like you would again 100 billion times. But what measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind. It's so powerful for me, friends. From the time I was a young priest till just a few weeks ago when I was hearing First Reconciliation with all the great twos, I have always told people that Jesus forgives us and he forgets. And I told those young people a few weekends ago, when you get old like me, sometimes you forget that. Or you don't think, God will never forgive me for those things. God always forgives us and always forgets. 100 billion times. 100 billion times. That's what he did on this cross. And sometimes we think, well, will my loved ones get to heaven? 100 billion times. All he wants for us is life. That is why he is the gift. He is the peace that wise men and women still seek. He is the gift. And so as we continue our celebration tonight, let these powerful words give us hope in the midst of our loss. My friends, part of this service is a candle ceremony. And Steve brought up the candle tonight in the procession. The candle represents Christ. There's no Jesus in the crib yet here. But he is with us. We celebrate Christmas every year as a reminder of all that he has done for us. So this light represents Jesus, who wants to come and bring us hope and life in the midst of our loss. So we're going to have some people come and take a light from that candle and go through the gathered community here and light your candles. They'll light the first person in each pew and seating area, and just you pass it on to the next people. And then once there will be a song sung while this happening, and then once all the candles are lit,
we will sing Silent Night together. Please stand. Calling upon our Lord Jesus, we now bring our prayers to him, knowing that he hears and answers them. Our response will be, Lord, be the peace that we long for. Lord, be the peace we long for. Lord Jesus, light of the world, make us your messengers of light, we pray. Lord, be the peace we long for. Pray to the Lord. Lord, be the peace we long for. Lord Jesus, enthroned in glory, keep us watchful in prayer. We pray to the Lord. Lord, be the peace we long for. God of tenderness and love, through the fruitful womb of the Virgin Mary, bless us abundantly. And grant us the same faith of Mary, so that we may experience the light and the new life of Christ as we honor our grief and sadness at this joyous time of year. Let's take a moment of silence and remember those loved ones that have died. Please extinguish your candles. Let us pray. Lord Jesus Christ, help us to know that you are always with us. Help us to hear your voice speaking in the silence of our hearts. Help us to be still, to always know that you are near, that you are God, through Christ our Lord. Amen. Bow your heads and pray for God's blessing.
May the Lord guide your hearts in the way of love and fill you with Christ-like patience. And may Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Please join in our closing hymn, Joy to the World. Gentlemen, just a reminder that we also have a monthly mass that happens the first Tuesday of every month at 4:30 p.m. in Resurrection Mausoleum, which is the large mausoleum on the other side of the pond. Thank you for coming out tonight, and we do wish you a very Merry Christmas and a happier New Year from the staff at Heavenly Rest. Thank you. Service quality marquee tile. Formaggi Galati, prodotti genuini al 100%, mozzarella, ricotta, bocconcini, eccetera. I prodotti Galati si possono acquistare in qualsiasi negozio. Volete formaggi genuini per la vostra pizza, lasagne, cannelloni, cheesecake? Potete acquistare i prodotti direttamente al negozio al 921 Tecumseh Road West. Fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Roma Club di Leamington, con accoglienti ed eleganti sale per ogni occasione. Eventi curati nei minimi dettagli da personale esperto, cucina tipica tradizionale. At the Leamington Roma Club, we want to remember our heritage by building our future. Al Roma Club di Leamington sarete contenti della vostra scelta. Nonna Pizza Pezzi, rustici ed altro a Nonna Pizza al 486 Advanced Boulevard, angolo Patillo e Isiro. La specialità della pizza è la cottura al forno a legna. Paolo Perciballi offre modernissimi forni a legna a fuoco diretto e indiretto per la preparazione di deliziosi piatti e pizze per i vostri ospiti. Paolo Perciballi, l'esperto di forni a legna, all'11624 Tecumseh Road. Salve, benvenuti un'altra volta. Oggi vorrei parlare degli omega 3. Gli omega 3 sono degli acidi grassi essenziali, cioè sono necessari per la salute umana, ma il corpo può solo assumerli tramite l'alimentazione, cioè non può produrli da se stesso. E gli omega 3 sono fortemente concentrati nel cervello, sono importanti per la funzione cognitiva, per la memoria e anche per la funzione del comportamento. Se uno ha carenza di questi omega 3, può far venire la depressione, può far venire la scarsa memoria, sbalzi di umore e può anche far venire la schizofrenia. Poi c'è altra ricerca anche che dimostra che gli omega 3 riducono l'infiammazione nell'organismo e possono contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiache e anche il rischio di cancro. Infatti, quando c'è carenza di omega 3, l'infiammazione nel corpo aumenta. Allora, aumentando l'infiammazione nel corpo, i muscoli diventano infiammati, viene dolore,
gli arti diventano infiammati e viene l'artrite. E poi l'infiammazione nei vasi sanguigni, nelle vene, nelle arterie. Quando i vasi sanguigni diventano infiammati, dopo gli si ci attacca il colesterolo, bloccando il passaggio del sangue e fa venire questi infarti cardiaci. Ci sono due tipi di colesterolo, cioè quello buono e quello cattivo. L'omega 3 fanno diminuire quello cattivo e fanno aumentare quello buono. Dove li troviamo questi omega 3? E gli omega 3 si trovano molto dentro il pesce, il salmone, il tonno, halibut, e anche dentro un organismo marino che si chiama krill in italiano, non si può tradurre. Questo krill è come un gabberetto piccolino rosso, non si può mangiare piccolino, noi non lo consumiamo, però viene pescato adesso e viene macinato e si mette nelle pastiglie, perciò puoi comprare le pastiglie di krill ed è veramente altissimo in omega 3. Il salmone, ad esempio, mangia così tanto krill che per questo è alto in omega 3. Ma quando vedi quando fai il salmone è rosso, arancione di colore, la carne del salmone, perché mangia così tanto krill che gli fa diventare la carne rossa, perché il krill è rosso. Se tu vai a comprare il salmone allevato in questi allevamenti di pesce, il salmone di allevamento, la carne è grigia. Poi la gente che l'alleva gli mette il colorante rosa per farlo sembrare come salmone selvaggio, salmone che è stato pescato. E non solo gli mettono questo colore che fa male alla salute, ma anche non ha quei livelli di omega 3, degli acidi grassi che dovrebbe avere, perché non si mangiava i krill in questi allevamenti. Ecco. Poi, per gente che non mangia pesce, si può trovare gli omega 3 dentro i vegetali. Certi vegetali che sono alti di omega 3 sono le noci e i semi, qualsiasi tipo di noce o seme, i broccoli, l'oliva è veramente alto, l'olio d'oliva è veramente alto in questo acido grasso omega 3. Poi c'è anche la soia. Allora, la soia contiene omega 3, sì, è vero, però da quando hanno iniziato a fare la soia GMO, in italiano si dice OGM, it's genetically modified organism, ok? Dove geneticamente modificano l'organismo per essere resistente ai pesticidi. Allora, questa soia che è modificata geneticamente è resistente al Roundup, al pesticide Roundup. Così possono buttare un sacco di Roundup dentro questi prati di soia. La soia non muore, ma le erbacce cattive muoiono. Purtroppo noi mangiando questa soia fa male alla salute, perché questo Roundup fa venire il cancro. Allora cerco, anche se alto in omega 3, dico sempre alla gente: state lontani dalla soia, mangiate olive, mangiate flaxseed, mangiate noci, state lontani da qualsiasi tipo di cibo che ha soia di dentro. Ok? Beh, grazie un'altra volta, ci vediamo alla prossima. Ciao! Gentili telespettatori, grazie per averci seguito nel nostro programma. Spero che il documentario sulle ciambelle sorane sia stato a voi gradito. È una tradizione che l'abbiamo portata qui anche in Canada, e nelle varie feste, nelle varie picnic, nei vari festival che si sono fatti sia al Ciociaro come in altri clubs, sono state fatte sempre queste famose ciambelle che, diciamo, sono molto molto convenienti, specialmente al mattino quando si va in giro per il mercato. Questa tradizione che noi facciamo le ciambelle qui una volta tanto, in Italia comunque è una tradizione giornaliera, in quanto queste ciambelle sorane sono sempre usate nei vari mercati
E voi sapete che in Ceceria almeno ogni giorno è mercato, a volte in un paese, a volte in un altro, e queste ciambelle sorane sono sempre, diciamo, a disposizione delle persone che vogliono gradirle. Detto questo, gentili telespettatori, voglio ricordarvi l'annuncio che vi ho fatto al principio della trasmissione per quanto riguarda il referendum. Il referendum è l'approvazione, in base alla Costituzione, della legge che taglia i parlamentari, sia i deputati come pure i senatori. È una legge che è stata votata dal Senato e dalla Camera ed è stata approvata nel mese di luglio del 2019. Comunque, siccome c'è un cambiamento della Costituzione, ha bisogno dell'approvazione degli elettori e quindi noi siamo chiamati a votare per il referendum se accettiamo questa legge o meno. In seguito vi darò più informazioni per quanto riguarda questa legge, in quanto per noi all'estero veramente non è tanto buona, in quanto da 18 rappresentanti che abbiamo adesso andremo a finire a 12 rappresentanti, ma messo una parentesi su questo che spiegherò o vi spiegheranno in questo programma in altre trasmissioni. E la cosa importante di sapere per il momento è che per coloro che saranno in Italia per il 29 di marzo debbono riempire un modulo speciale per votare in Italia. Questo modulo si può ottenere dal consolato andando sul sito del consolato e dedurlo, oppure potete avvicinare il viceconsole. Infine, se proprio non avete modi, potete chiamarmi e io troverò la maniera di farvi avere questo modulo al fine che potete votare se voi sarete in Italia per il 29 di luglio prossimo. Detto questo, gentili telespettatori, vi ringrazio di avermi seguito e la settimana prossima vi riporterò una intervista con i dirigenti del Voce Sociare, questo gruppo del Sociare Club che quest'anno compierà i 25 anni di esistenza, quindi le Voci Sociare sono state già, diciamo, sono state fondate, questo gruppo è stato fondato, è stato formato 25 anni fa ed avranno un banchetto e prossimamente, credo che sia il 28 di febbraio, se non sbaglio, e a questo banchetto celebreranno appunto questo 25esimo anniversario. Questo per la settimana prossima. Ed ora, gentili telespettatori, vogliamo ricordare Leonardo, Leo, Iacono e la sorella Vincenza. Questa richiesta viene dalla mamma e dai fratelli Joe e Tony. E per loro mandiamo in onda la canzone di Buccelli, Partirò, cantata dal gruppo Musica Insieme. Arrivederci alla settimana prossima. Ciao. Quando sei lontana sogno con te, pare di
Iacobelli, owner of Unico and Primo. My personal mission is to never stop growing. Our tomatoes are growing right here in southwestern Ontario. Our pasta is 100% Canadian wheat. If it's not good enough for my family, it's not good enough for Canada. Unico and Primo, from our family to yours. Fred Farm Fresh, la freschezza dei prodotti. Windsor Building Center ha tutto l'occorrente per i vostri lavori, laterizi e legnami di prima qualità come drywall, insulation ed altro, con servizio a domicilio in tempo e con la massima cura. La famiglia Riolo è lieta di servirvi sempre meglio in tutti i vostri acquisti. Windsor Building Center, Tecumseh e Benwell.